l'ora che pia la squilla fedel, le note c'invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Buona domenica, buona festa del Signore. Quest'oggi la liturgia ci aiuta anche nella festa a guardare a Maria, lei che è apparsa a Lourdes proprio l'11 febbraio, la prima volta a Santa Bernadette, e ha indicato la via della preghiera per il perdono, per il cambiamento del cuore, perché è questa la guarigione che noi vogliamo in modo particolare. Anche se ci sono altre guarigioni, certamente, perché le sofferenze, le malattie sono presenti nel mondo e oggi noi celebriamo anche la giornata mondiale del malato e di tutti coloro che sono impegnati nel servizio ai sofferenti e ai malati. Vogliamo pregare per tutti, dunque, perché ci sia sempre quell'amore, quello sguardo che è stato quello di Gesù, rivolto verso tutti, verso i malati nel corpo ma anche nello spirito. E il Vangelo di oggi ci invita a guardare e a vivere e a metterci di fronte a Gesù con lo spirito del pubblicano che dice: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Contrariamente a quello che dice il fariseo, a cui io sono bravo, no. Siamo tutti bisognosi della grazia del perdono. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria perché ci sia questa umiltà del cuore nel metterci di fronte a Gesù. Per i meriti e l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Di tutti i malati, conforta il loro cuore. Conforta chi teme nel corpo e nel cuore. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.